all'amministrazione di cambiare le caratteristiche architettoniche dell'edilizia residenziale del Campo Mare e finisce con il lago da Golfo. Non si vede bene tutto il collegamento. Io comunque vorrei partire nella mia analisi della situazione dalla delibera che viene spesso richiamata da questo protocollo di intenti. È la delibera numero 25 del 29 gennaio del 2013, piano strategico di sviluppo comunale denominato PSSC direttive. Tanto per prima cosa io ci avrei aggiunto anche un'altra S, perché se ci fosse stato anche il sostenibile, forse molto probabilmente le direttive sarebbero state anche un pochino più precise e più indirizzate alla tutela del territorio. Allora, per quanto riguarda l'iniziativa di dettare direttive in merito a un piano strategico di sviluppo del territorio, questo può essere sicuramente ritenuto apprezzabile, anche se ormai questa amministrazione è alla fine del suo mandato, quindi ritengo che questa delibera, se non altro, possa definirsi abbastanza tardiva, perché non ha in nessun caso il potere di vincolare amministrazioni successive eventuali. Inoltre appare per certi versi fumosa e lacunosa. Se per esempio andiamo a leggere i principali obiettivi ai quali si ispira, che sono 5, dice il primo, le imprese, virgola, e la valorizzazione delle risorse ambientali. Cosa vuol dire? Il rafforzamento o promozione di una nuova visione di sviluppo centrata sul turismo, sul sostegno alle e la qualificazione del capitale umano per promuovere lo sviluppo. Pure qui non si capisce che cosa vuol dire. Il terzo punto è lo sviluppo di un sistema integrato di infrastrutture al servizio della mobilità urbana sostenibile del capitale territoriale. Sulle quarte è molto vago. Quello che sono più precisi sono il quarto e il quinto obiettivo, dice il governo, delle trasformazioni urbane e della riconversione, trasformazione insediativa, la sostenibilità dello sviluppo economico territoriale. Questi ultimi due punti sembra quasi in previsione di questo protocollo d'intesa. Si prevedono poi 5 assi di intervento che il sindaco nella sua lettura ha spesso saltato, ma nel protocollo d'intesa vengono richiamati gli assi di intervento di questa delibera, che sono l'asse 1, la valorizzazione e innovazione del sistema turistico territoriale, l'asse 2, l'occupazione e le politiche attive del lavoro, asse 3, competitività e sostegno alle imprese, asse 4, semplificazione amministrativa, asse 5, marketing territoriale. Io sinceramente da questa delibera non riesco a capire quali siano però le effettive linee di indirizzo che sono state date agli uffici per sviluppare questo PSSC, come lo definite voi. Conclude dicendo di adottare tali proprie le linee di indirizzo richiamate nelle premesse. Quali sono? Mi sembra quasi quasi che questa delibera abbia esclusivamente lo scopo di andare appunto nel senso di questo protocollo, di in qualche maniera motivare il senso di questo protocollo d'intesa. Quello che diceva l'assessore Pieri, che ha fatto una domanda, perché questo protocollo d'intesa? Io mi sono data anche una risposta, e la risposta è che questo protocollo d'intesa, così com'è, è soltanto un danno
337 è la linea per il quello di Bosa, cioè un'amministrazione in genere ascolta un proprietario che ha 500 metri cubi quadrati di terreno che si vuole edificare la propria casa e quindi sicuramente ha il dovere di ascoltare le proposte che provengono da questa impresa. Però le deve in qualche maniera convogliare. Quello che io vi rimprovero per questo piano strategico di sviluppo comunale, che è sicuramente una bellissima iniziativa tardiva, come già detto, ma è giusto che un'amministrazione ti allinei di indirizzo, ma sono le imprese che si devono inserire nelle vostre linee di indirizzo e non un'amministrazione comunale che deve fare proprie le proposte che vengono da un'impresa. Perché l'impresa giustamente ragiona soltanto in termini economici, non ragiona in termini di sviluppo sostenibile di quel territorio. Andando ad analizzare la proposta poi di Condotte, a me preoccupa molto, ma molto una cosa. Condotte, oltre che avere questi ettari di terreno, diciamo che detiene la maggior parte dei terreni edificabili, quindi si è andato su, specialmente detiene tutto quello che riguarda l'edilizia alberghiera. Allora, noi sappiamo che Bosa sta puntando sul turismo, sta, io credo, negli ultimi anni ottenendo anche dei risultati che provengono da tante rinunce fatte nel passato, però per avere uno sviluppo turistico che abbia una ricaduta sul territorio bisogna arrivare a quei famosi 3.500 posti letto che sono il minimo indispensabile perché nel territorio ci sia una ricaduta sia in termini di occupazione legata alla gestione delle strutture alberghiere, sia in termini di moneta circolante, quindi di indotto per tutte le altre attività e imprese. La proposta di Condotte mi lascia molto perplessa perché anche a me in realtà in testa e nella memoria quella parola imprescindibile, cioè a un certo punto Condotte nelle finalità dell'intervento dice che è imprescindibile la realizzazione del campo da golf, perché è imprescindibile, lo sappiamo, se questa legge regionale venisse approvata, se il PPR recepisse queste esigenze, se venisse modificato il nostro gruppo che ha preso da questo protocollo di intesa, Condotte lo sa, io che sono consigliere comunale non lo so, che è in fase di rivisitazione, quindi faccio complimenti anche per questa finezza, dicevo, e in qualche maniera c'è scritto nel protocollo di intesa. Io l'ho letto, poi non lo so, poi mi dico anche la pagina seconda. Allora, quello che io volevo dire è tutto un set a parte in aria, però non ci dice minimamente se il campo da golf non viene approvato, se è disponibile a realizzare gli altri interventi previsti a Campo e Mare e a Sasera. Io ritengo che questo per il nostro territorio sia molto importante. Gli interventi, io sarei anche disponibile, nell'ottica di Condotte, al fatto che si venissero spostate le volumetrie residenziali, che abbiamo detto, l'area è la più piccola delle tre, molto probabilmente per avere una ricaduta in termini monetari per l'impresa bisognerebbe andare a costruire in altezza e non in estensione, quindi l'impatto sarebbe sicuramente brutto e si andrebbe sicuramente a sfornare delle residenze che non sono appetibili da parte dei turisti. I nostri turisti, tanto è vero, abbiamo visto che cosa hanno comprato per la Bosa, le case di Sagosta, le case del Corso, case che hanno una valenza sia storica sia culturale e sia che in qualche maniera li tolgano da quegli appartamenti dove magari vivono 11 mesi all'anno. C'è gente che in genere viene dalla città, vive in edifici simili da un punto di vista architettonico, quindi chi ha la possibilità di comprare va a comprare un'altra tipologia. Quindi io sarei disponibile a spostare queste residenze, la volumetria di queste residenze, per esempio nella zona di Sasera, l'area che sicuramente mette più in crisi tutti è la zona di Trittisolo e di Saminera. Questo intervento molto probabilmente è quello che
frequentato, non sembrerebbe che dai dati che ho da persone che lo frequentano, che molto probabilmente sono al di sotto della media di 200 iscritti, al di sotto di quei 200 secondo me, poi non lo so, abbiamo anche dei golfisti qui, e in tutti i casi i golfisti che lo frequentano non sono golfisti attirati da un turismo internazionale, sono persone che abitano nel circondario. Questi sono i dati che mi risultano. Quindi io credo che Condotte, anche nei suoi interessi, possa realizzare gli altri interventi, possa anche realizzare residenze anche di un certo livello, anche a Sasè e così via, senza bisogno di andare ad incidere su quel territorio che ha una valenza strategica. Tra l'altro, mentre gli interventi previsti a Vindizzoso sono campati in aria, nel senso che devono essere approvate troppe cose devono andare bene, anche se immagino che Condotte miri molto su questo protocollo di intenti per far approvare determinate cose, però ripeto, non ci dà garanzia. Facciamo gli interventi per cercare di rivitalizzare quel lavoro che serve alla città. Cerchiamo di andare ad intervenire subito su tutti gli interventi che possono essere realizzati a Campomare, su quelli che è possibile realizzare a Sasea. Prendiamo come buono lo spostamento di questa edilizia residenziale con la creazione di un parco urbano, che a Bosa non esiste, a Bosa è stato propagandato un po' da tutti in campagna elettorale la realizzazione di questo parco urbano, e poi come al solito non si vede niente. Io credo che sia una cosa importante per il territorio. Se vengono realizzati gli interventi a Sasea e viene ripristinata anche tutta la viabilità, io credo che ugualmente siano cose importanti per il territorio. Quindi, che Condotte realizzi quello che